Siamo con il generale Stefano Murace, qui nella Casa dell'Aviazione, del Ministero dell'Aeronautica. E con noi il generale ci spiega le motivazioni per le quali noi siamo qui. Intanto le spiego subito, noi siamo nel circolo nazionale degli ufficiali dell'aeronautica, sia in servizio che in crescenza. Noi le chiamiamo volutamente Casa dell'Aviatore perché il circolo è impersonale. La Casa dell'Aviatore è la nostra casa e quindi una seconda è la continuità della nostra attività. Cosa si terrà? Dunque, noi questa sera abbiamo una riunione di un'accademia che viene ospitata in quanto faccio parte anch'io dell'apparato. L'accademia è la Norman Academy, è un'accademia che è stata fondata dal principe Aliata nel 1952 a Miami in Florida e ha scopi diciamo culturali, sociali, benefici, e poi ne mette quello che vuole, non ha scopi di lucro, quindi si mantiene con i contributi che diamo noi. Devo dire che non abbiamo molte spese perché ognuno di noi contribuisce sia in prima persona che con ciò che rappresenta. Ecco, noi siamo nella sede della Casa dell'Aviatore, è chiaro che c'è un nesso, c'è un collegamento. Quindi noi attiviamo. Lei è in quiescenza da diversi anni? Dunque io sono in quiescenza, diciamo che sono in quiescenza ufficialmente dal 95, dal 5 aprile del 95, richiamato in pratica per un servizio speciale, in pratica sono in quiescenza dal 20 aprile dell'anno scorso, perché svolgevo un'attività molto particolare a favore dello Stato italiano e il richiamo non era più alla dipendenza dell'aeronautica, ma era a livello di Presidenza del Consiglio. Quindi, la statua che stiamo inquadrando, di cosa si tratta? Questo è un monumento che l'allora comandante della seconda regione aerea, il generale Giulio Cesare Graziani, 6 medaglie d'argento e una d'oro, appartenente a uno stormo di aerosiluranti, per le sue azioni veramente brillanti si è meritato queste medaglie. E secondo il regolamento il comandante della seconda regione aerea con sede a Roma diventa il presidente del circolo ufficiale della Casa dell'Aviatore. In questa veste lui voleva donare all'aeronautica, a tutti gli ufficiali dell'aeronautica, qualcosa di ricordo, ma di significativo. Le devo dire che io ero all'aeroporto di Grosseto, da Roma lui mi telefona, dopo 40 minuti è arrivato in aereo, siamo andati da uno scultore e lì ha commissionato questo monumento che è veramente molto significativo. Lei è un grande erudito di storia antica in particolare, lei ha origini calabresi. Sì. E il nesso con il sud in generale, con la Basilicata? Ma guardi, il nesso, la Basilicata e la Calabria sono un tutt'uno, hanno la stessa etnia, a meno della costa ionica, la quale è un'etnia greca, infatti non a caso è Magna Grecia, per il resto è un'etnia italica. Ci divide soltanto il Pollino? Il Pollino è cosentino, il Pollino già ha un'origine diversa e le origini sono cartaginesi, non si meravigli, perché purtroppo hanno subito la dominazione e tutta la zona alta Cosenza era tutta una zona di pastori, di boscaioli, mentre giù si studiava la filosofia di Pitagora, su si studiava come preparare il formaggio. E soprattutto un ruolo internazionale dei Lions. I Lions è un'associazione alla quale io appartengo da 50 anni. E quando io sono tre associazioni che sono similari e hanno la stessa origine, c'è l'associazione del Rotary Club International, c'è l'associazione Lions e l'associazione Kiwanis. Hanno tutte e tre le stesse finalità,
finalità per l'umanità, per il popolo oppresso, per il popolo, anche se c'è uno spunto per la protezione di arti e mestieri, professioni in generale.